Partiamo dalle cose importanti. Domenica 11 febbraio, al Teatro di Cesenatico, andrà in scena per la primissima volta il mio nuovo spettacolo, L'universo in un bicchiere. In quell'occasione vi parlerò dell'idea più bizzarra, strana, rivoluzionaria nella storia della scienza. Un'idea vecchia, vecchissima, ma che ancora guida la nostra caccia alle leggi del mondo. Non voglio rovinarvi troppo la sorpresa, quindi vi lascio con una domanda. Com'è possibile che cose tanto diverse come un essere umano e del ghiaccio, un panino con la frittata e una stella di neutroni, siano fatte della stessa manciata di mattoncini fondamentali? Per scoprirlo, cliccate sul link in descrizione e portatevi a casa un biglietto. Ci vediamo a Cesenatico. Oggi voglio parlarvi di me, di quello che mi è successo, di ciò che mi ha tenuto lontano da YouTube per così tanto tempo e di quello che succederà da adesso in poi su questo canale. Prima di tutto, dove mi ero cacciato? Davide, si è visto Davide, ma dove si è cacciato? Dove sei stato? Cosa hai combinato? Sei un degenerato. Dal 13 luglio sono ufficialmente dottore, nel senso che ho finito il mio dottorato di ricerca. E se devo essere onesto, la cosa più difficile non è stata la tesi, che pur sarebbe stata sufficiente a mangiarmi diversi mesi di vita, ma l'esamone finale, galattico, iperfotonico, a cui ho dovuto sottopormi dopo averla difesa. Si tratta di una vecchia tradizione tedesca, ancora viva in certe università, in cui un dottorando riceve domande più o meno su tutto. Avrò modo di parlarvene con calma. Comunque, è andata bene. Per quanto ci riguarda oggi, questo esame è niente più che il gran finale della mia breve vita da ricercatore. All'inizio del 2023 sono giunto alla conclusione che vivo per le storie. Che si tratti di storie scientifiche o fantastiche, surreali o edificanti, io mangio e sputo storie da quando ho memoria. E così ho fatto le valigie ancora una volta e mi sono trasferito a Londra, dove adesso seguo un master in comunicazione della scienza alla UCL. Ma perché proprio Londra? Al di là delle caratteristiche del corso, che sono molto vicine a quello di cui ho bisogno in questo momento della vita, il punto è che ho deciso di iniziare a raccontare storie in inglese. Da anni lavoro, studio, interagisco con tante persone della mia vita in questa lingua e non posso più escluderla completamente dalla mia attività di giullare. A maggior ragione ora che voglio trasformare quell'attività in un lavoro. Significa che smetterò di produrre contenuti in italiano? Assolutamente no. Anzi, credo sia giunto il momento di parlarvi un po' dei miei piani. Questo canale resterà in italiano. Tuttavia, mi concederò molta più libertà creativa, sia negli argomenti dei video che nelle tecniche con cui sono realizzati. Spazi Attorcigliati diventerà un laboratorio pazzo, che è un po' l'idea con cui l'avevo creato all'inizio, quindi questo è un po' un ritorno alle origini, se volete. Ergo, da adesso in poi, non stupitevi se a un video sul collasso gravitazionale ne segue uno su un bel fumetto o su una grande idea filosofica o ancora su un gruppo di soldati polacchi ribelli che aiutano il popolo di Haiti a liberarsi dai francesi. È così che funzionano i laboratori. Tra l'altro, tutte le live continueranno ad essere su questo canale. A Spazi Attorcigliati continuano ad affiancarsi, da un lato, il canale dell'International Society for Quantum Gravity, dove abbiamo caricato un sacco di interviste pazzesche, quindi andatevele a vedere, e il mio profilo Instagram, su cui ho recentemente cominciato a lavorare in modo un pochino più serio e che mi sta dando grandi soddisfazioni. A tutto questo, però, si affianca un nuovo canale in inglese. E va da sé che trovate il link in descrizione. Lì andranno solo le cose di cui sono più soddisfatto. Piccoli documentari con mesi
di registrazione, scrittura, montaggio alle spalle, cose più o meno di questo tipo. DishBrain is a closed loop system which connects a neuronal network in a petri dish with an in silico world in a computer, which allows the neurons and the computer to communicate through the shared language of electricity. Ok, questa è una piccola preview e devo ancora un po' lavoricchiare sul video prima di renderlo pubblico, ma credo che abbiate capito di cosa stiamo parlando. Quindi andate a iscrivervi e attivate ste notifiche, così saprete quando questo video esce, eccetera, eccetera, eccetera. Come avrete intuito dall'apertura, continuerò a fare spettacoli e punto a farne molte di più, sia in italiano che in inglese, sia in Italia che a Londra e eventualmente ovunque dovessero chiamarmi. In ogni caso condividerò sempre tutte le informazioni su Instagram e su Telegram. Non devo dirvi ancora dove trovare i link, vero? Già che ci siete, comprate i biglietti per Cesenatico. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per la pazienza, per avermi ascoltato, per avermi aspettato e per essere sempre così entusiasti quando vi parlo delle nuove cose che ci aspettano in futuro. Ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. I nostri spazi, cari crononauti, non sono mai stati così attorcigliati.